cambiati internamente questi cittadini? Sì, è una questione importantissima. Noi non possiamo permetterci di affermare l'esistenza di Gesù come quella del diavolo. Vogliono scusare la mia esistenza, ma mi sembrerebbe di aver capito inoltre che loro non credono in Dio. Giuro che non lo dirò a nessuno. Ah, ma infatti siamo atei! L'ateismo non stupisce più nessuno nel nostro paese. Sì, l'uomo è mortale, ma questa sarebbe solo una mezza disgrazia. Il brutto è che a volte muore all'improvviso. Adesso lei sta esagerando. Io, per esempio, so più o meno esattamente che cosa farò stasera. Poi naturalmente, se mentre torno a casa, mi cado una tegola in testa, ma non capisco questo, cosa c'entri con... Una tegola non cadrà mai in testa a nessuno, così, senza una ragione. Piuttosto posso assicurare che lei non corre affatto questo rischio. Lei morirà ad un'altra morte. E forse lei sa il quale e me lo vorrà dire. Cosa significa? Non l'avrà mica trovato lui. Confessi! Chi è lei? Lei non è una straniera, neanche un professore. Lei è una spia, è un assassino. Confessi, chi è lei? Signore! Perché disturba un turista straniero? Spinta, chi c'entra una spinta? Uno come lui non ha bisogno di spinta. Sa giocarti certo tiri, quello che ti lasciano a bocca aperta. Schizofrenia, immagino, e per di più, e ti gli articoli non cessavano, i primi rideva, ma più aumentava, più il suo atteggiamento verso di esso. Cambi! Hai bisogno le forze. Per arrivare alla stufa. La fiorinista ha visto Margherita? No, mai più. Spero che mi abbia dimenticato. Lei lo ha. Smascherasse senza ulteriore ritardo e davanti a questo pubblico la tecnica dei suoi trucchi. Lei sta insinuando che là potrà sapere qualcosa di lui. Andrò ovunque! Ma le assicuro che il suo romanzo le arrecherà ancora delle sorprese. Le consiglio di essere un po' più ragionevole questa volta, sa?